questa seconda parte dell'incontro, nella quale, come recita il titolo, del resto si porrà l'accento soprattutto sui poteri dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. E quindi qui abbiamo appunto due autorevoli esponenti di questa autorità, quindi io darei, come prevede la locandina, la parola prima al dottor Giovanni Calabrò, che è direttore generale per la tutela del consumatore, dell'autorità garante della concorrenza del mercato, il quale parlerà sul nuovo articolo, l'articolo 37 bis del codice del consumo. Prego. Grazie, ringrazio gli organizzatori, il Papanti e anche ovviamente Consumer Forum nella persona del Presidente Picciolini per aver organizzato questo evento che cade, a mia opinione, in un momento importante, perché come sapete l'autorità antitrust, che ha due anime, la prima ovviamente quella di tutela della concorrenza e la seconda anima non minore, quella di tutela del consumatore, proprio di recente ha fatto una nuova riorganizzazione nella quale la competenza sulle clausole vessatorie, che oggi andiamo a trattare, io introdurrò l'argomento di Paolo Cassinis, che attualmente è direttore del contenzioso del nostro servizio giuridico, ma che per vari anni è stato tutore del consumatore, un po' diciamo ha seguito prima il legislatore, l'iter delle competenze, successivamente da direttore della sezione clausole vessatorie, diceva appunto è un momento particolare in cui noi abbiamo fatto una scelta un po' azzardata, che vi illustrerò brevemente, che è quella di clausole vessatorie non più con relazione ad hoc, ma nell'ambito delle attività che svolgono le direzioni tutela del consumatore, che si occupano ovviamente anche di pratiche commerciali. Ma per arrivare a questo un po' risultato, consentitemi velocemente un breve discorso. Ora è a tutti noto che l'autorità antitrust già dal 92 ebbe, e non fu una cosa scontata perché vi erano altre ipotesi, ma alla fine si è data fiducia all'autorità dandole la competenza sulla pubblicità. Era una competenza con poteri molto limitati, sostanzialmente l'accertamento poi si concludeva al massimo con una declaratoria di ingannevolezza e la famosa pubblicazione, no, della rettifica della pubblicità. Ci ricordiamo tutti anche il dibattito giurisprudenziale sulla proporzionalità dell'intervento, perché talvolta, diciamo, da una parte talvolta arrivava un po' tardi questo intervento per esigenze amministrative e anche delle segnalazioni, non c'era loro potere agire ufficio, quindi si agiva solo su segnalazione, e comunque insomma era chiaro che era un inizio. Con la pubblicità comparativa illecita nel momento delle liberalizzazioni, penso alle TLC, le imprese sono sbizzarrite. Io allora avevamo messo insieme nel 2000 la parte concorrenza, la parte diciamo pubblicità, io dirigevo direzione di comunicazioni, giovane direttore, e lavoravo quasi più sulla pubblicità che infostrare ad altri, no, che sui casi, anche se era un momento molto bello. E però occorrevano strumenti. Il 2005 arrivano le sanzioni, perché se mi spaccia il parabello, altrimenti è uscito di un'idea, lenta. Ok, perfetto. Ok, questo ci facilita. È chiaro che solo con una competenza estesa, non tanto e non solo la legge comunitaria, quanto ci vedo le vie comunitarie, dato la professione Selli in un quadro molto più articolato e complesso, insomma, come in fondo la spinta anche sul versante amministrativo è una spinta comunitaria, tanto noi ovviamente ci occupiamo di questo, in quanto sono delle
comunitarie che sono state recepite nel nostro ordinamento, e sicuramente la 29-25 è quella di maggior rilievo, recepita nel 2007, e qui abbiamo dei motivi in materia di pari commerciale scorrente veramente molto ampi, anche per la pubblicità comparativa illecita, ma in tutti gli ambiti potevi disporre misure, provvedimenti cautelari, poteri ispettivi. Qui con l'occasione ringrazio la Guardia di Finanza, abbiamo i vertici del nucleo antitrust dei gruppi speciali della Guardia di Finanza che ci assistono nelle operazioni ispettive, che sono fondamentali perché con loro expertise noi riusciamo, diciamo, a operare anche in contesti molto, molto difficili, che non sono solo quello di entrare nelle imprese, ma quello ovviamente di accedere nei locali giusti, sui mezzi giusti, spedire al meglio la nostra attività ispettiva. In più i famosi impegni, sugli impegni c'è stato talmente tanto dibattito in concorrenza, ma anche ovviamente per le pratiche commerciali scorrente, che io adesso qui non lo posso trattare perché isolerebbe dal tema delle clausole vessatorie. Poteri poi di moratorium, quindi anche di soluzione informale, chiaramente questo un po' va a scapito, no, della trasparenza di un'autorità amministrativa indipendente, e poi ovviamente rafforzati i poteri sulle accessori, le dichiarazioni identificative, le pubblicazioni di cessione per estratto, ma soprattutto ha cresciuto il potere sanzionatorio. Nel 2012, è l'anno che ci interessa, accogliendo stimoli anche dell'antitrust, il legislatore da una parte, diciamo, ha esteso la tutela più soltanto, diciamo, nei confronti, per fare un'azione scorrente, nei confronti, diciamo, del consumatore, quindi ognuno di noi individualmente, ma anche per le microimprese, come sapete in Italia hanno un rilievo particolare, ha elevato il potere sanzionatorio fino all'importo di 5 milioni di euro. Chiaramente questo importo, che può sembrare un importo, diciamo, relativamente elevato, non lo è quando, come in casi recenti, penso ai servizi premium, no, nel settore del PLC, il fatto del proprio posto, una transazione di 1-2 milioni, che deterrenza può avere nei confronti di un grande operatore. Certo, lì c'è anche un accertamento importante, quindi forse la diffida, diciamo, data vale quanto più la sanzione. Ma soprattutto ha creato appunto la tutela amministrativa, che io sono brevemente, che Cassini sta per fuori prenderà, per le cause del settore. E diciamo, dando anche un chiarimento che poi forse troviamo trattato meglio nel decreto 21 del 21 febbraio dell'anno scorso, di recepimento della direttiva 2011 sulla consumer right, 83/2011, che ha attribuito all'autorità una competenza a tutto campo, a tutto tondo, per i diritti dei consumatori, le vendite a distanza e non solo, con la questione. In questo, diciamo, provvedimento normativo vi è anche una previsione poco richiamata che serve a risolvere la famosa querela, il famoso dibattito sulla competenza dell'autorità a intervenire per fare commerciali scorrette nei settori regolati e regolamentati. La norma è tranchante, poi sicuramente l'applicazione è rimessa anche a una serie di tavoli di lavoro di protocolli intesi con i regolatori, ma sostanzialmente l'autorità è l'unica autorità competente. Ovviamente vi è un caveat, che è dato dal fatto che nel valutare, nel fare commerciale scorrente, bisogna valutare se vi è stata un'attivazione o meno anche, diciamo, della regolazione. Se una mera violazione della regolazione è il regolatore che se ne occupa, se c'è un quid pluris c'è la pratica commerciale scorrente. E il fermo restando ovviamente la regolazione, l'attività di regolazione, il regolatore è chiamato a dare un parere. Proprio nel caso dei servizi premium, che è stato quello che mi pare originario in gran parte il contenzioso tra noi e l'autorità per le garanzie delle comunicazioni, che era un'attenzione precedente, ancora adesso abbiamo proprio di ieri, no, il nuovo regolamento della GCOM, che in fondo riprende in parte il dispositivo della nostra decisione sui servizi premium e la estende a tutti, diciamo, gli operatori. Ma questo è bene, perché alla fine è chiaro che anche il provvedimento che va a essere giudicato, se il giudice ovviamente non lo modifica, e chiaramente vale nei confronti di quella parte. È importante che ci sia un intervento complementare del regolatore che estenda, no, magari quelle regole a tutti gli operatori. Noi abbiamo un telefonino e chiudi i telefonini,
anche un computer, siamo lieti se magari volontariamente abbiamo un servizio e la regolazione fa in modo che a fronte di questo, la regolazione già prima, la regolazione dopo, faccia fa in modo che non vi sia un addebito, perché poi se no scattano tutte le rivali, anche civilistiche, interessantissime sulla regolazione dell'indebito, che però se di 5 euro giustifica l'intervento anche per i costi e l'intervento. Ma lì ci sono i consumatori, i meccanismi paritetici, i accordi, eccetera. La nuova competenza la lascio tutta a Paolo Cassinis, insieme è una nuova competenza importante sul divieto di discriminazione, che merita una trattazione un po' più diffusa della breve presentazione. C'è un aspetto secondo me molto importante che è questo. Noi abbiamo avuto questa competenza sulle clausole vessatorie superando enormi riserve, non solo delle imprese, ma anche di altri soggetti che forse non sono più presenti, in cui non li chiamerò per tutti, il sistema camerale, il commercio, eccetera. Perché alla fine c'era già un sistema che in qualche modo garantiva uno screening, una valutazione. E si dice, c'è il giudice civile, c'è già il sistema camerale, ora andiamo ad appesantire introducendo un ulteriore controllo, lo farà l'antitrust, lo farà Intentirati, lo farà in modo esteso, devo dire che purtroppo l'ha fatto e Cassini ce lo ricorderà, quindi noi riteniamo che nonostante le resistenze, l'esperienza va più in forma, abbiamo un periodo di osservazione molto breve, diciamo poco più di un biennio, è stata sicuramente un successo e quindi in qualche modo uno strumento ulteriore attivabile dal singolo consumatore, dall'associazione di consumatori, che per come è disegnata la normativa però prevede ovviamente anche una partecipazione attiva, una consultazione del mondo camerale, quindi una possibilità ovviamente di intervenire come mai l'antitrust nell'accertamento, no, della vessatorietà vada a sbagliare, se mi sono messo niente possibile, c'è sempre rimedio ovviamente del contenzioso antitrust. Quindi l'accertamento è previsto sia diciamo come potere d'ufficio sia su segnalazione e in più preventivamente, no, sul se un'impresa vuole e in alcuni casi limitati ma un minimo è stato fatto, è possibile che questa forma di cooperazione di cui anche prima mi pare sia già a lungo diffusa, quindi io sarò breve, sono presente qui la dottrina di interpello preventivo da parte dell'impresa interessata, quindi un'impresa che non vuole correre un rischio prima ancora, no, di predisporre delle clausole di contratti, di formulare o quello che sia, può interpellare preventivamente l'autorità e avere una risposta dei particolarmente brevi, che sono, se ricordo bene, di 120 giorni. Allora, brevemente, prima di passare ai testimoni, qual è la caratteristica fondamentale, diciamo, di questa normativa? È quella di essere una normativa che riguarda le imprese, che ovviamente le cose sono definite come professionisti, e consumatori, anche il gruppo, anche il condominio consumatori, sono escluse le piccole imprese, quindi per le clausole vessatorie non si escluse. L'altro oggettivo, come ci è stato detto, no, anche per la parte ovviamente di private enforcement, è ovviamente seriamente lato, quindi abbiamo tutte le clausole, non si genera di contratto, modo, modelli particolari contrattuali, e anche noi nell'esercizio che abbiamo fatto in questi 3 anni, terminando una serie molto estesa di casi, abbiamo dovuto fare tutta una serie di bilanciamenti, lo cito per tutti perché è pubblico, ma poi ne parlerà Cassini, tutti i provvedimenti sul settore immobiliare, dove vi parlerà e vedrete che i nostri provvedimenti che sono pubblici proprio riportano, no, questa valutazione. L'autorità, e questo è molto importante, non si è limitata, come forse in astratto si è anche fare, no, a una valutazione, diciamo, della eventuale vessatorietà delle clausole, ma in fondo è andata oltre, ha voluto superare qualsiasi incertezza giuridica e quindi delle decisioni, in gran parte, secondo la totalità, abbiamo anche una valutazione, diciamo, cosa c'è dopo, quindi le nuove clausole. In più l'intervento dell'autorità, verrà ricordato, un intervento che spesso è stato a tutto campo, per evitare appunto
anche sul profilo, sul versante amministrativo, la decisione, no, del singolo caso, che magari rimette a posto la contrattualistica, la misura di transito del singolo operatore, e magari quello si prova ad operare svantaggiato sotto un profilo competitivo perché è l'unico che non ha clausole vessatorie. E allora si è tentato, si mette in concorderà, di operare contemporaneamente nei confronti di più operatori e maggiormente rappresentativi. Questo lo si è potuto fare ovviamente perché abbiamo potuto intervenire anche in ufficio. Ovviamente abbiamo tutti i limiti, diciamo, di valutazione di merito, che verranno ricordati, sono già delle clausole, sul risarcimento danni, diciamo, ovviamente dell'azione risarcitoria. Quindi io mi fermerei qui, no, per introdurre il tema, per lasciare Paolo Cassinis che dal suo in mezz'ora, lui potrebbe parlare fino a tre ore, poi diciamo quanto presidente, mezz'ora, insomma, anche di più, vi darà una trattazione e vedrete non vi deluderà.